questo è un modo per fare un gioco di squadra e rendere appunto più funzionale tutti gli enti del territorio, naturalmente anche abbassando i costi, perché questo è un protocollo appunto che permetterà di collaborare senza nessun dispendio economico, quindi per rendere più efficienti le istituzioni del territorio. Un protocollo d'intesa per la formazione delle commissioni di gara nei contratti pubblici. A sottoscriverlo la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, ed il procuratore della Repubblica, Roberto Rossi. Semplicemente perché è doverosa tra istituzioni e il territorio cercare di aiutarsi. In questo caso la procura aveva bisogno appunto che la provincia si adoperasse per mettere a disposizione le competenze del nostro personale per quanto riguarda appunto un'operazione legata alle gare appalti che noi di solito appunto svolgiamo regolarmente, che invece non è competenza stretta della procura, quindi abbiamo dato una piena disponibilità, i nostri uffici sono già allertati e appunto un paio di professionisti saranno a disposizione per cercare di agevolare appunto una procedura tecnica che però per la procura avrebbe creato qualche difficoltà in più. Si tratta di gestire un'importante gara d'appalto per la quale l'ufficio di procura non ha professionalità specifiche, mentre invece queste professionalità su questo tipo di attività esistono e sono molto importanti ovviamente nella provincia. Verrà fatto il contratto per la vigilanza armata del Palazzo di Giustizia. Il vecchio appalto era scaduto, quindi bisogna indire una nuova gara d'appalto, creare una commissione giudicatrice che valuti tutte le proposte e valuti appunto la ditta che si aggiudicherà l'appalto.